da tavolino, voglio il massimo che c'è. Ricette raffinate, come faccio il tirdino, dino, dino. Mi voglio far del bene, sono cuochi favolosi, con ricette elaborate, sono buone esagerate. L'occhio mi vita, l'ho fatto matizzare. Eccola qua la nostra torta agrumi e lavanda. Ebbene sì, è una torta, la protagonista della puntata odierna delle grandi ricette di RTV 38. E l'accostamento è eccezionale, la lavanda, che noi tutti conosciamo, viene questa pianta prevalentemente usata per il bucato, per farci i profumi. Ma il nostro Gabrio Dei invece intende usare la lavanda per farci un dolce. Sì. Com'è possibile? La lavanda ha un retrogusto un pochettino più amaro che va a contrastare, può rendere più l'idea dell'amaro o contrastare un qualcosa di eccessivamente dolce. In questa torta che proporremo oggi troveremo sia il cioccolato fondente, della castagna che... la farina di castagna in particolar modo ha un retrogusto già amaro che la lavanda andrà ad accentuare, e degli agrumi, quindi avremo pompelmorosa, arancia e limone, tutto alla fine impreziosito da delle meringhe di latte che possono ricordare le caramelline che mangiavamo da bambini, che darà tutto ciò di zuccherino che manca a questo dessert, che non è un dessert troppo dolce. Ecco, è quello che in gergo viene definito il dolce non dolce, certo, che va molto di moda, cioè ormai tutti i grandi ristoranti fanno questi dolci non dolci, perché questo sì, ha un sentore, ci sono le castagne, cioè è chiaro che è dolce, però non un dolce ricco di zuccheri, non un dolce montato con la panna, eccetera. Ma come si fa questa torta agli agrumi e lavanda? Ve lo facciamo vedere, siamo qui per questo. Certo. Gabrio, andiamo in cucina dove ci aspetta Fiorenzo Bresciani, presidente dell'Associazione Uomini Casalinghi, che per noi Ciao. Ha fatto la spesa. Ecco qua. Quanta bella roba che ci hai portato. Anche una rosa. Accidenti, Accidenti, che meraviglia, che finisse. Una rosa di sera bel tempo si spera. Allora, qui abbiamo... della farina di mandorle. Farina sono mandorle omogenizzate. Poi abbiamo delle castagne, poi delle meringhe di latte. E abbiamo il monitor di servizio spento. Poi abbiamo del cioccolato fondente. E poi abbiamo la particolarità di questa ricetta, certo, vale a dire la lavanda. Stai attento, stai attento, perché fa un effetto, quasi ti fa girare la testa. Sei pronto? Vai! Guardate anche il colore. Sto fermo, Simone, così può fare un primo piano proprio capillare a questo colore, perché è un colore incredibile quello della lavanda. Ho visto dei campi sterminati in Provenza. In Provenza poi dei campi... Bene, allora... che hanno delle sentimentalismo. Allora, poi abbiamo degli agrumi, sì, eccoli qua. Lo sai che io ho recentemente scoperto degli agrumi della zona di Massa. E la Università di Pisa ha fatto, e di Firenze, hanno fatto degli studi su questi agrumi e hanno scoperto che gli agrumi di Massa, già lo sapevano, si conservano tantissimo, per cui venivano portati sulle navi, perché avevano una lunga conservabilità. Certo. Allora poi hanno visto che anche scientificamente questo è provato e sono degli agrumi davvero eccezionali. Tant'è vero che a Massa c'è anche Piazza delle Arance, quindi nessuno pensa agli agrumi alla Sicilia, invece questa zona della Toscana ci regala anche gli agrumi, perché la Toscana, noi facciamo il tifo, è una terra incredibile. C'è di tutto, sì, perfino gli agrumi. Lo sapevi che lo prendevo? Sì. Certo. Che è? Bacca di vaniglia. Preziosa, molto preziosa, molto preziosa. Useremo sia la polpa che la bacca stessa esterna. Bene, allora invece anche questo si può sentire il profumo. Sì, l'adoro il profumo. Invece il nostro casalingo che cosa pulisce oggi? Oggi andiamo a pulire la biciotteria.
Ah, per questo hai portato la rosa. Oggi è una puntata particolare. Rose rosse per te. È rosa. Non è rossa. Allora, dai, puriamo la bigiotteria, poi ci dirai con cosa. Ora, la bigiotteria è chiaro che va pulita, nel senso che non è polverosa, però va pulita nel senso che la portiamo, le donne specialmente la portano al collo, quindi c'è un po' di sudore, di questi tempi, con anche quello che stiamo vivendo in relazione al Covid, alle influenze, a tutto quanto, magari si possono nascondere dei batteri nei posti più impensabili, ovvero anche nella bigiotteria. E allora il nostro casalingo ci spiegherà come pulire correttamente la bigiotteria. Eccola qua. No, dopo lo facciamo. Adesso noi facciamo l'annuncio, poi dopo ci dirai con cosa si pulisce e infine la pulirai. Vai in cucina, Gabrio Dei, per questa torta. Allora, abbiamo agrumi e castagno. Lavanda. E lavanda, sì. Allora, partiamo facendo una crema, che è la nostra crema. Ah, qui so io, c'è il trucco del padrone. Verità. Perfetto. Accesi i fornelli alle grandi ricette. Vai! Allora, andremo a mettere della panna. Bene. Della polpa e la stecca di vaniglia. Vaniglia, no vanillina, eh? C'è una grande differenza tra la vaniglia e la vanillina. Un po' di scorza di agrumi, che ricordiamoci che gli ingredienti principali di questa ricetta sono lavanda, agrumi e castagne. Attenzione, vedete, lui ha grattato. Se fate questa ricetta, perché tanti ci scrivono e li ringraziamo facendoci anche i complimenti perché sono riusciti a fare grandi ricette, prendetelo biologico l'arancio, perché e lo grattiamo, quindi è bene che sia biologico. Allora, nel frattempo, mentre facciamo bollire la nostra panna, prendiamo all'incirca 80 grammi di tuorlo d'uovo. In media un uovo sono 60 grammi, perché 10 grammi è il peso del guscio, 30 grammi il peso dell'albume e 20 grammi all'incirca il peso del tuorlo. Qui in questo caso ne metteremo 5 perché le uova sono medie. Tanto sta bollendo il nostro, sì, la nostra panna con la vaniglia e delle scorzettine di agrumi, un dolce non dolce fatto con le castagne, gli agrumi e la lavanda, perché la lavanda. Metteremo zucchero. Zucchero. Eccolo lì. Bene. Lo lasceremo un attimino riposare. Ecco, la panna adesso è perfetta. Sì. È quasi arrivata al punto di ebollizione. Siamo sui 70-80 gradi. Panna al punto di ebollizione. In questo momento qui metteremo circa 3-4 grammi di lavanda. Va usata con parsimonia, perché non è come lo zafferano. Senti già, ma anche la già lavanda, come tira su la lavanda il profumo. Davvero, io sento poco, perché fumando il sigaro toscano, purtroppo, poi avendo già una certa età, sapete che col passare degli anni si perde l'olfatto. La lasceremo in infusione, sì, al contrario dello zafferano di cui parlavamo in un'altra puntata, che va tenuto circa 2 ore, 2 ore e mezzo minimo. Questo massimo 10 minuti, perché tira fuori un'eccessiva amarezza e Benzi, quindi il piatto si risulterebbe troppo amaro. La lavanda per usi così alimentari si trova comunemente. Abbastanza bene. Sì. Andremo quindi a filtrarla. Sì. Stiamo facendo questa torta di castagne con lavanda e agrumi. Quello che sta avvenendo fuori adesso, che cos'è? Emulsioniamo quindi il tuorlo con lo zucchero e la panna in infusione di lavanda. E adesso andremo a fare come una crema inglese. La crema inglese è un'altra delle basi questo della cucina. Serve più il... Sì, ancora. Va bene, però faccio spazio, perché voglio che tu lavori liberamente. Intanto ne approfitto per mettermi il grembiule di Busatti.
bello, elegante. Ce l'avete lo rifendo subito dal volo. L'unico col nome è il mio. Ci serviva. Maurizio Diola. Ah, lo rivolevi? Sì, però vabbè. Lo rivolevi? Allora, qui abbiamo dell'acqua per fare un bagnomaria. Che quando ha raggiunto il punto di ebollizione potremo abbassarla o spegnerla, non deve mai sobbollire troppo. Quindi riporteremo la nostra crema di tuorlo d'uovo, zucchero e panna alla lavanda fino a quando velerà il cucchiaio, o se avete un termometro arriverà non oltre gli 85 gradi, perché altrimenti straccia, non c'è farina come una crema pasticcera, diventerebbe una classica omelette o frittatina, quindi si aggruma. Ecco, questo è un passaggio molto difficile, quindi ripetiamolo. Cioè, a bagnomaria, sì. Ripeti il concetto che è fondamentale. Allora, al bagnomaria qui avremo zucchero, tuorlo, la panna alla lavanda e andremo a, anche senza una frusta perché si forma troppa schiuma, sempre sul discorso della lecitina contenuta nel tuorlo, e andremo con un mestolo fino a quando velerà il cucchiaio. Bene. Che sono all'incirca 85 gradi. Quando si supera troppo, si arriva anche a 90-92 gradi, l'uovo incomincia a stracciare e quindi le proteine si coagulano e ecco, diventa una frittatina. Questo è un passaggio importante per la torta, perché questa è la base della torta. Questa è la base cremosa. Cremosa. La metteremo da parte. Bene. Adesso togliamo questo. Sono curioso di vedere che fai anche con la farina di mandorle. Certo. Qui allora avremo il nostro cioccolato fondente, sì. Le nostre castagne cotte a vapore e poi sbucciate. Beh, hai fatto delle ballotte praticamente, sì. Poca roba. Quando il nostro composto sarà arrivato agli 85 gradi, uniremo il tutto, sì. Sempre caldo, vedi che qui già incominciava a legarsi, sì. Sì. Ed emulsioneremo. Vai! Questa che cos'è? Una sorta di crema, sì. di castagne. Questo è un po' la base in pasticceria dei cremosi al cioccolato, quindi crema inglese calda, si mette il cioccolato fuori dal fuoco e si emulsiona. I pasticceri più professionisti possono anche consigliare un mixer di immersione con le lame particolari che si inglobi più aria possibile. Ma insomma, noi qui alle grandi ricette facciamo grandi ricette che voi a casa potrete, se volete, provare a rifare. Quindi è questo il concetto del programma. Tutte le sere qui su RTV 38 si alternano grandi cucinieri, ognuno con il suo stile, ognuno con le sue caratteristiche, per darvi tutte le sere ricette di diverso tipo. E per cui ce ne sono alcune più leggere, alcune prettamente di pesce, abbiamo ricette che si ispirano all'Oriente. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Seguiteci tutte le sere qui su RTV 38. Questo composto qui, quello che avremo ottenuto, lo dovremo tenere almeno 8 ore in frigo di casa a più 4 gradi circa e si sente già i profumi, sia lavanda, un po' di cioccolato e la castagna. Sì, si sente, lo garantisco che si sente. Quindi, bene, allora questo lo andiamo a mettere in frigo. Sì. Mentre lo vai a mettere in frigo, io vado nell'angolo del casalingo perché abbiamo questa puntata molto glamour, hai portato le rose, la bigiotteria. Con che si pulisce la bigiotteria? Allora. Detersivo per i panni, non per bicarbonato, il nostro magico spazzolino, acqua calda e basta. Ecco, facciamo, devi fare sì. Una poltiglia, facciamola. Immergiamo la bigiotteria. Eccola qua. Poi? Poi un cucchiaio da cucina di detersivo per i panni. Sì, io sto fermo, Simone, non mi muovo. Un pochino di bicarbonato. Sì. Aggiungiamo l'acqua calda. Ora, se qualcuno si sintonizza in questo momento con le grandi ricette di RTV 38, non è che cuciniamo bigiotteria, eh? C'è l'angolo del casalingo che sta insegnando a pulire e praticamente anche disinfettare la bigiotteria. Adesso la lasciamo riposare per una mezz'oretta. Bene, quindi il tempo poi passerà, l'abbiamo già fatto con bigiotteria uguale da un'altra parte, però il procedimento è chiaro. Quindi, molto chiaro. Sapone?
per i panni, qualsiasi tipo di sapone per i panni, detersivo. Pizzico di bicarbonato e acqua calda. E poi dopo si struscia con lo spazzolino. Bene, in cucina Gabrio Dei, nostro cuciniere del ristorante San Pietro qui a Lucca, e vi ricordo che noi siamo alla Badiola, siamo in una tenuta straordinaria in quel di Lucca, a due passi dalla Villa Reale, sentiamo profumo di nobiltà, infatti tra poco ci caccia, no scherzo. Andremo a fare quindi la nostra base che dovrà sorreggere il cremoso di prima, quindi abbiamo del burro, pizzico di sale. Bello, eh? Questa è la... Quindi abbiamo fatto la crema, rimettiamo la sempre vaniglia. Sempre la polpa di Io vaniglia. Io non ho ancora capito come riuscirà fuori questo dolce, che consistenza avrà, perché abbiamo visto delle creme. Pensavo che avesse lasciato qualche castagna per guarnizione, ma che inventa Gabrio? Cosa inventa? Si lavora, profumo della come burro. In ogni frolla, si lavora il burro a temperatura ambiente, con lo zucchero. E poi in fondo si aggiunge la farina. Questo ce l'ha insegnato anche il nostro pasticcere Gabriele Cini, che tutte le volte quando c'è la pastiggeria ci spiega un segreto del pasticcere. Andremo ad aggiungere adesso. Sì, vai. Farina di mandorle. Ecco la farina. Io bevo. Farina 00. Farina 00, sì. E farina di castagne. Ok. Che bella. E questa è la frolla. Sì. Una frolla molto particolare. A me questa frolla mi ha messo sete. Vedi, io bevo acqua. È comodo bere acqua qui alla Badiola, perché con questo sistema arriva già purificata, gassata, come volete. Non c'è il problema di portare le bottiglie di plastica, e quindi è anche ecologico. Voi sapete che ho scritto il libro Intervista al cibo, spreco e rifiuti, per cui sto molto attento agli sprechi. La plastica è un bene che purtroppo ne viene fatto un abuso incredibile, e allora noi beviamo acqua. Buonissima. Da una parte lavora uno, da una parte lavora l'altro. Allora arriveremo... A che punto siamo? Perché non abbiamo tutto questo tempo da tirar via, Gabrio? Faccio veloce. Non abbiamo tutto questo tempo da tirar via. Quindi abbiamo il nostro impasto pronto. Ah, ecco, guadagniamo tempo. Certo. Bene. Ne prenderemo un pezzo. Perché poi dopo, vedi, c'è questo segni d'arte, caffè toscano. E abbiamo seduto al tavolo, stai lì seduta, bello apparecchiato di Busatti, la nostra Martina, no? Che ci farà un caffè, perché noi abbiamo bisogno a quest'ora, e poi soprattutto con questo dolce, di fare questo caffè. Che caffè consigli con questo dolce? Perché sono tante le capsule, no, sì, che voi avete. Sì, le miscele che abbiamo portato della Caffè Toscano linea Segni d'Arte. Oggi con questo dolce vorrei farvi assaggiare la miscela del glicine, perché è diciamo una miscela che è un mix tra una arabica e una robusta, un gusto molto corposo e delicato, e con delle note di cioccolato e caramello. Quindi secondo me con questa ricetta... Allora, dopo vieni, perché abbiamo qui la sì. macchinetta, quando abbiamo finito con la preparazione, dopo vieni e ci beviamo un bel caffè tutti insieme. Ti va un caffeino? Certo, a me va sempre. Vai. Allora, questo è il nostro impasto, che ha riposato minimo 2 ore in frigo, quindi il burro torna solido e si può lavorare. Gli diamo una forma, lo mettiamo in forno a 175 gradi per circa 15 minuti. Deve essere ben... Questo è già stato in forno? No, questo è il risultato finale. Vedete come vola il tempo? Allora ferma, perché qui guarda, si può inquadrare bene, vedi, guarda, te lo metto. Allora, questo, guarda bellino che ti faccio, tutta la sequenza. Guarda bellino, Abramo, se ce la faccio, lo vedo. Vedi, allora, questo, mettiti qui, che ci stai. Eccolo qua. Questo è l'impasto fatto con il burro. Sì. E spiega tutti gli altri allora, ingredienti. Allora, c'era burro, zucchero, farina 00, farina di mandorle e farina di castagne. Oh, poi... Gli è stata data questa sì. forma, è stato messo in forno e qui abbiamo la risultato base finale. La base, quindi questo si può togliere sì. e qui abbiamo la base.
Ora stai già impiattando, no? Hai bisogno del piatto, quasi. Allora vediamo cosa succede. Andiamo perché abbiamo 4 minuti. 4 minuti, ok. Qui intanto... E voglio prendere il caffè, perché io non mi perdo un caffè. Qui intanto abbiamo seminario. Il nostro cremoso che avevamo fatto prima, certo, castagne e cioccolato, certo, che ha riposato una notte. C'è da dire che qui non c'è nessun tipo di legante o di addensante quale colla di pesce o niente, tant'è che la castagna, contenendo naturalmente amido, lega, e quindi anche il cioccolato poi da sciolto, tornando a temperatura, cristallizzando, solidifica il tutto. Vai, dobbiamo andare veloci, voglio fare il caffè. Allora, intanto il nostro Fiorenzo Bresciani, guardate la bigiotteria, è perfettamente pulita, disinfettata. Fermi, 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 facciamola vedere bene, Fiorenzo, giù, indossa, fai questo, grande, fai questo, grande, per le grandi ricette, grande. Guardate, il casalingo, e va, me la metti incoronato. Anche. Il problema è che non mi passa dalla testa, ho la testa grossa. Strano. Va bene, levatela pure, si scherza. Intanto, Gabrio, guardate qui il ritmo della trasmissione delle grandi ricette, fermo, perché col sac à poche, ha realizzato questa splendida, certo, scultura. Poi, ovviamente, aspetta, gli agrumi. Calma, veramente bello. Vai avanti. Allora, poi con gli agrumi abbiamo limone, arancia e pompelmo. Alterniamo. I colori, i profumi, la delicatezza, la fragranza. È veramente un piatto incredibile alle grandi ricette di RTV 38. Siamo qui tutte le sere con cucinieri straordinari a proporvi sempre cose diverse. Ogni sera una cosa diversa. Domani sera magari faremo un piatto strong, domani l'altro ci sarà un piatto vegano e così via, perché tutte le sere dovete stare con noi, ve ne insegniamo una più del diavolo. Guardate che bello, Martina, vieni con noi perché adesso su questo piatto, chiaramente ci si può bere del moscato eccetera, noi siamo un po' stanchi, vogliamo berci un caffè che ci pulisce la bocca. Che caffè hai detto ci usi? Allora, il glicine, che è questa miscela corposa e delicata, con queste note appunto di cioccolato, di insomma tutto caramello, e secondo me si sposa molto bene anche con il piatto che ha fatto il nostro chef oggi. Ecco. Vai, facciamo il caffè. Preparo 2 caffè. Facciamo il caffè, c'è un passaggio fondamentale, sì. Dammi la steady, che va detto, lui usa la lavanda come profumo, ha fatto una riduzione, spiegalo bene. Questo era soltanto il nostro colorante, allora questo è un mix di acqua di fiori di arancio amaro e una lavanda estratta tramite alcol, quindi si mette in infusione la lavanda come facevano i nostri nonni, in alcol a 90 gradi, si mixano quindi acqua di fiori di arancio amaro e infusione di lavanda e poi si andrà a vaporizzare il tutto. No, guardate il profumo di lavanda su questo piatto, una cosa incredibile per lo chef Gabrio Dei, è una cosa davvero straordinaria, c'è un profumo qui che è indescrivibile. E questi sassini che cosa sono? Queste sono delle meringhe di latte fatte con del latte scremato e del latte in polvere, montate con una meringa e poi essiccate. Ma i colori di questo piatto, Fiorenzo, una cosa da tuffarsi. Ci stupendo, lui, guarda, meraviglioso. Guarda, ti sei meritato il caffè che ha fatto Martino. Grazie mille. Prendilo, lo prendo anch'io. E quindi noi con questo piatto che ci ha lasciato a bocca aperta, perché... abbiamo parlato io e lui, dice ti faccio un tortino, dico oh, Gabriel, si chiama grandi ricette il tortino, alla faccia del tortino, questa non è una grande ricetta, è una grandissima ricetta, ci sono tutti gli aromi, i colori, guardate che meraviglia. Allora io faccio un cin cin alla vostra salute di tutti, brindiamo col caffè, una cosa un po' insolita, a domani sera, non mancate, a domani, c'è un'altra ricetta e Fiorenzo non si sa che cosa pulisce, forse faremo anche delle pulizie particolarissime, non ve le diciamo, mutande, come mutande? No, particolari.